Inizia la settimana santa, è il giorno del Giro delle Fiandre 2023, la Ronde, la seconda monumento dell'anno, dopo la Sanremo vinta da Matteo van der Poel che insieme a Wout van Aert e Tadej Pogacar ha fatto montare agli appassionati un'attesa indescrivibile per questa corsa con la sfida fra i tre fenomeni delle gare di un giorno che abbiamo visto in questo inizio di stagione negli ultimi anni. 25 muri, di cui 18 in pavé, il menù di questa Domenica delle Palme per i corridori, con una giornata che si preannuncia fredda e ventosa. Non pioverà, ma ha piovuto fino a ieri. Per questo le prime fasi di gara, prima ancora di arrivare al primo dei tre quarti, monta 130 dalla fine, sono già molto importanti. Ventagli lasciano dietro tutti e tre i favoriti e Van der Poel insieme alla sua squadra, la Alpecin, deve inseguire per tanti chilometri fino a che non ci si ricompatta. Può andare finalmente la fuga di giornata dopo un sacco di tempo, e poi c'è questa caduta disastrosa che coinvolge almeno 50-60 corridori, causata da una brutta disattenzione del giovane polacco della Bahrain, Filip Maciejuk, che verrà anche squalificato dopo questo gesto per la condotta pericolosa. Si ritireranno Tim Wellens, Peter Sagan, si è già ritirato Madouai. È una giornata da lupi e quella maxi caduta ha spezzato in due la corsa, tanti gregari dispersi, e nasce questo tentativo a 101 km alla fine, molto interessante, con Kasper Asgreen, Matteo Trentin, Stefan Küng, Nilsson Paulers. C'è spazio per i favoriti di seconda fascia, si unirà anche Mats Pedersen, prenderà 2 minuti questo tentativo pericolosissimo, mentre dietro c'è un'altra pessima caduta con Biniam Girmay e Matej Mohoric, che dovranno ritirarsi. Arriva a prendere 3 minuti quel tentativo pericoloso secondo Quaremont, è il momento che la UAE Team Emirates lanci Tadej Pogacar con Wout van Aert e Mathieu van der Poel, che rispondono in ritardo, e allora se ne va da solo già a 55 km alla fine Pogacar, che però ha 2 minuti da recuperare, diventa 1,5 dopo il Quaremont su quel tentativo davanti. È ufficialmente partito rimonta di Tadej Pogacar, che viene poi raggiunto in piano prima del successivo Paterberg, dove parte di nuovo un altro attacco, e stavolta solo i due van riescono con grande fatica a seguire lo sloveno sul muro più ripido di tutte le Fiandre. Rimangono allora ancora loro tre, come alle tre Harelbeck, i tre fenomeni. Van der Poel ha un problema al cambio ai piedi del Taienberg, deve dare una sgasata per tornare sugli altri due, lasciando lì il povero Ruch, mentre davanti c'è una mossa molto intelligente gente, i Mats Pedersen, che si avvantaggia a 30 km alla fine su un Kruijsberg che vedrà la sparata di Mathieu van der Poel, che stavolta lascia lì Wout van Aert incapace di reagire. Lo segue invece Tadej Pogacar, si stacca Van Aert, che aveva anche battuto il ginocchio nella gigantesca caduta iniziale. Allora rimangono in due Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel all'inseguimento del gruppetto avanti. Il ricongiungimento avverrà a 22 km alla fine, poco prima dell'ultima accoppiata Quaremont-Paterberg, mentre Nathan Van Hooijdonk torna indietro alla fuga per aiutare Van Aert, che però non riuscirà a raggiungere gli altri prima dell'ultimo Quaremont, dove Tadej Pogacar ancora una volta prova ad andarsene da solo e ce la fa al Taddeo, lanciato a Trentin, MVDP butta giù la testa mentre Pogacar sgrana il Quaremont, la sua salita sulle pietre preferita. Riprende anche Mats Pedersen e lo lascia lì, un Quaremont folle da parte di Tadej Pogacar, che se ne va da solo nel muro simbolo del Fiandre di questa epoca. Van der Poel a sua volta dietro raggiunge e sorpassa uno stanco ma generoso Pedersen. Pogacar a 15 secondi e li mantiene anche dopo il Paterberg, deve solo tenere a cronometro fino alla fine, ma è Tadej Pogacar, è veramente quasi impossibile andargli a prendere 15-20 secondi del finale. Van der Poel ci prova, ma non ci sarà nulla da fare. Oggi si scrive la storia, Tadej Pogacar vince in solitaria dopo una rimonta pazzesca il Giro delle Fiandre 2023 e completa un'impresa che non si vedeva da un qual certo Eddy Merckx. Era dal 75 che un vincitore di Tour de France non vinceva il Giro delle Fiandre. Completa un gigantesco obiettivo della propria carriera Tadej Pogacar, fa secondo Van der Poel e terzo alla fine Mats Pedersen, che batte in volata lunghissima Wout van Aert con uno sforzo veramente notevole, considerato che era rimasto molti chilometri al vento da solo in precedenza. Tadej Pogacar però è l'unico vero protagonista di una corsa incredibile sviluppata su tutti i 273 km di percorso. Farà decimo un generoso Matteo Trentin, suo compagno di squadra, ma quello che abbiamo visto oggi e che viviamo da quando Poggi è sulla scena internazionale è più raro di un'eclisse. È stato anche il Fiandre più veloce di sempre, con 44,1 km orari di media. Il Taddeo ne conserverà il ricordo insieme a quelli di Liegi, Lombardia, Tour de France, Strade Bianche, ma sta già pensando alla Parigi-Roubaix.
2 ha confermato che ci farà sicuramente un pensierino negli anni prossimi. Noi non vediamo l'ora, ma per oggi siamo goduti una delle gare più belle della storia del ciclismo. Ci vediamo ai prossimi video.